Ciao a tutti e benvenuti su Simply Nabichi. Allora, siamo veramente agli ultimi giorni, mancano 2 giorni prima di Natale, però domenica e lunedì i negozi saranno ancora aperti. Come sempre ho tantissimi prodotti davanti da proporvi e sono veramente carini. Ho cercato di concentrarmi soprattutto su palette o comunque confezioni come al solito che possono essere anche molto graziose da scartare, quindi come regalo, e quindi che sono un po' diverse rispetto al singolo prodotto che potete comunque acquistare in qualsiasi periodo dell'anno. I primi kit che vi voglio proporre sono i kit di Benefit, perché sono tra i più divertenti e simpatici secondo me da vedere, quindi sono adatti sia a delle ragazze un po' più giovani ma anche a delle donne che cercano invece dei prodotti tutto in uno, perché sono dei kit fantastici anche da portare con voi. Il primo è questo, si chiama She's So Jet Set. La confezione è il classico solito cartonato molto molto resistente di Benefit, e all'interno sulla parte superiore c'è uno specchio molto ampio e poi l'interno è fatto in questo modo. Come vedete, quindi questo è sicuramente un cofanetto molto grazioso. Sempre di Benefit sono uscite anche delle palettine graziosissime, anche per chi ha un po' già tutto. Secondo me queste sono un'idea veramente graziosa e unica, perché sono in realtà dei kit specifici per guancia e labbra. Sono in 3 colorazioni diverse, io le ho tutte e 3, quindi ve le faccio vedere. La prima è Feeling Dandy e all'interno trovate come sempre la confezione in cartonato, e poi a seconda della, ovviamente, colorazione che prendete e che preferite, all'interno trovate in questo caso l'eye beam, che è l'highlighter liquido da utilizzare appunto sugli zigomi, sulle labbra, eccetera, il posy tint, che è come il Bene Tint ma invece di essere rosso è rosa, il dandelion, che è il blush più chiaro di casa Benefit, poi la nuovissima tonalità di gloss, che è della stessa colorazione esatta del blush. E sempre dello stesso kit, quindi più o meno con gli stessi prodotti, cambiano solamente le varianti colori, ci sono altre 2 tonalità. Una è la Sugarlicious, che all'interno contiene invece il Bene Tint, l'Eye Beam, contiene poi Sugar Bomb e la stessa tonalità di gloss, e l'altra versione invece si chiama Tropicoral. E all'interno contiene invece, questa è la mia preferita credo fra le 3, contiene il Chacha Tint, che è questa versione un po' albicocca, l'Eye Beam, il Coralista, il famosissimo blush, che è un colore che va benissimo per qualsiasi tipo di look e qualsiasi tipo di pelle, e il gloss abbinato. Quindi questi sono dei kit fantastici. Un altro prodotto che ho voluto inserire, e che in realtà non è un kit ma che è molto bello come prodotto anche da tenere in borsetta, quindi ha una confezione talmente particolare, originale, che sono sicura che potrebbe essere molto carino. Tra l'altro è uno dei nuovi usciti di casa Benefit. Per chi non avesse visto ancora il video di intervista che ho fatto con Annie e Maggie su Sephora Beauty V, vi invito ad andarlo a vedere, vi lascio magari qui il link, perché in quel video in particolare Annie, una delle due beauty authorities di Benefit, me lo applica sulle guance, e quindi potete anche vedere direttamente da loro come utilizzarlo. È fatto in questo modo, quindi è praticissimo, sembra una confezione da burro cacao, diciamo molto più grande. Ha una manopola con cui potete ovviamente far fuoriuscire il prodotto verso l'alto o meno, e all'interno lo stick contiene 3 varianti di prodotto, un highlighter e 2 blush in 2 tonalità, una più corallo e una più rosata, che sono in realtà una formula cream to powder, cioè sono dei prodotti in crema, ma nel momento in cui li applicate sulla pelle si trasformano in una polvere, quindi anche molto facili da sfumare, da amalgamare in maniera molto naturale anche con le dita. Quindi questo prodotto, che si chiama Fine 1-1, ve lo consiglio, perché anche per chi ha già tantissimi trucchi ed è appassionata di make-up, può essere sicuramente una bella novità di mercato e soprattutto un prodotto molto pratico da portare nei viaggi o in borsetta. Sempre da Sephora trovate anche un altro marchio molto famoso e molto conosciuto dalle beauty addict, che è Urban Decay, e Urban Decay ha fatto questa confezione di matite, che sono i famosi 24/7 Glide On Pencil, e tra l'altro le varianti colori che sono state proposte per l'autunno-inverno in questo kit sono veramente molto belle e portabili, perché c'è un nero Demolition, che è un marrone, un grigio scuro, un oro, un viola e un color petrolio bellissime, quindi anche questo ve lo consiglio perché può essere una deliziosa idea regalo. Se volete spendere invece decisamente meno, e le trovate sempre da Sephora, ci sono 2 palette che vi consiglio della Sleek, costano 9,90 l'uno, quindi veramente graziosissime come idea regalo, anche se volete fare un pensierino a un'amica, a una nipotina, insomma senza spendere una follia. All'interno le palette sono fatte in questo modo, quindi anche sono molto slim e, perché no, anche eleganti, perché si presentano veramente molto bene. Le 2 varianti che vi voglio proporre sono: una è questa, si chiama Eye Divine,
ed è tutta nelle tonalità, diciamo, un po' calde, con questi toni che sono perfetti da una parte come colori autunnali e anche per realizzare degli smokey eye, e dall'altra invece sono un po' più calde, appunto per dare quel tocco di colore in più a un occhio magari un po' scuro. E la seconda variante, che a me piace particolarmente, anche se non la trovo in colorazioni direi perfette per l'autunno, è fatta in questo modo, ve la faccio vedere. Le tonalità sono veramente bellissime a mio avviso e molto particolari, sono sui toni dell'azzurro e del blu, del khaki e del verde, e queste tonalità giallo e burro inconsuete da trovare in una palette e che sono secondo me però veramente molto belle, soprattutto la qualità delle polveri sleek, nonostante il prezzo è veramente alta perché sono molto ben pigmentate e facili da sfumare. Con lo stesso concetto quindi delle palette tutto in uno, molto belle, con però un prezzo contenuto e quindi avvicinabile da tutti, un altro marchio che vi consiglio di andare a scoprire è NYX, e vi voglio consigliare in particolare questa palette che si chiama Butt Naked, che è un po' diciamo sulla filosofia della Naked Palette, nel senso che i colori all'interno sono tutti delle tonalità molto neutre, portabilissime, e quindi con cui potete realizzare veramente un'infinità di look senza però avere dei colori troppo sgargianti. NYX è un marchio che potete trovare anche online, e in particolare io per l'Italia ve lo consiglio su un sito di cui vi ho già parlato veramente moltissime volte, che è bbcreamitalia.eu, che ha il vantaggio innanzitutto di essere un sito italiano, quindi non avete il problema di ordinare dall'estero, di pagare con una valuta diversa, dei problemi di spedizione perché non sapete se il prodotto arriva o non arriva, non avete i problemi della dogana perché parte dalla zona, se non ricordo male, dell'Emilia, di Bologna, e arriva direttamente in tutta Italia a casa vostra, e quindi sicuramente anche una sicurezza in più. E all'interno trovate tantissimi prodotti, tra cui anche questa palette, guardate che bella che è, all'interno ci sono 3, 6, 9, 12, 15 ombretti, e sotto, tirando questo cassettino, adesso aspettate che cerco di non ribaltarla, trovate anche tre diciamo polveri viso, che sono una un po' più illuminante, una un po' più rosata e una invece più bronzing, quindi per effettuare lo scalping del viso per dare un po' di colore, e poi quattro colori invece blush da tonalità corallo più rosate e anche con un finish leggermente glitterato. Non c'è solo questo di NYX, ci sono anche i famosi jumbo pencil, ci sono tantissimi prodotti che sono veramente molto interessanti, quindi vi consiglio di andare a vedere questo sito, che vi lascio come al solito sia qui in sovraimpressione ma anche nel box informazioni qui sotto. Se volete invece muovervi sempre nell'alta profumeria, ci sono anche altri kit graziosissimi che vi consiglio. Il primo è questo di Estée Lauder, sono sicura che molti di voi avranno già visto su tantissimi canali internet o tantissimi blog anche le famosissime pochette di Michael Kors, che sono uscite sempre in collaborazione con Estée Lauder, che hanno all'interno, oltre ai fantastici prodotti di make up, hanno questa pochette disegnata appunto da Michael Kors, molto bella, proposta in due varianti colore, che se riuscite a trovare ancora vi consiglio come idea regalo. In alternativa appunto c'è quest'altra pochette molto carina, anche questa in colori un po' più sgargianti, quindi può essere utilizzabile perfettamente anche nella prossima primavera, perché il rosa sarà uno dei colori che torna tantissimo nella prossima stagione. E all'interno trovate un prodotto labbra in due varianti colore, da un lato un po' più corallo e dall'altro invece effetto glitterato, trovate poi una matita per le labbra all'interno, e in ultimo trovate anche un rossetto. Quindi per chi magari non usa tantissimi prodotti di make up ma non rinuncia mai ad esempio a un trucco labbra, questo può essere una fantastica idea regalo, presentata molto bene. Sempre con lo stesso concetto, Diego Dalla Palma non lo trovate da Sephora ma lo trovate nelle boutique monomarca, e nel caso come al solito qui sotto vi lascio tutte le informazioni su dove potete acquistare i prodotti che vi faccio vedere. È uscita questa bellissima palette che io trovo molto carina, metallizzata, che si presenta veramente molto bene, che potete riutilizzare o come trust da make up ma anche perché è come piccola clutch da sera, perché ha un finish metallizzato bronzo rosato bellissima e particolarissima. E oltre alla pochette trovate dentro anche un rossetto a effetto lucido semitrasparente, un mascara e anche una matita per occhi, quindi anche questo è un'idea regalo per provare anche dei prodotti professionali di ottima qualità, carinissimi anche per il modo in cui sono presentati all'interno di questa pochette. Per chi invece vuole degli oggetti molto particolari, perché no, vi consiglio di muovervi sulle collezioni natalizie, prima di tutto perché sono delle edizioni limitate e quindi non le trovate in altri periodi dell'anno, quindi se volete degli oggetti molto particolari e unici, questi sicuramente vengono proposti una volta sola e quindi è il momento ideale per andare ad acquistare e regalare. La prima collezione
macchina che voglio farvi vedere è di Clarence e ve la voglio farle vedere perché la palette occhi e viso secondo me sono bellissime. Allora, innanzitutto l'engraving sulla parte superiore del coperchio, quindi questa specie di serigrafia di disegno che è stato fatto. Io adesso ho la pellicola trasparente sopra protettiva, però il disegno è bellissimo. E la polvere viso è fatta in questo modo, che secondo me è una meraviglia. La tonalità è splendida, è questo color carne con dei leggerissimi glitter e questo film leggermente dorato che nella parte superiore, quindi regala anche un alone scintillante, luminoso, soprattutto se la utilizzate nella parte alta degli zigomi. Quindi questa è una polvere che vi consiglio di andare a vedere e provare in profumeria se la trovate ancora. E la seconda invece è la palette occhi, che io vi consiglio assolutamente, soprattutto se amate i toni del bronzo e dell'oro. Trovo che sia una delle palette più belle in cui è stata inserita la tonalità oro, perché sembrano veramente delle foglie d'oro poggiate sui vostri occhi quando la stendete. Questa è la palette, al di là dei colori neutri che sapete che io amo molto e quindi trovo molto portabili per tutti, vi faccio vedere questa tonalità, che è quella che vi dicevo, che è questo color bronzo dorato. Guardate che meraviglia che è. Natale poi, tra l'altro, è forse il momento ideale anche per provare i prodotti Burberry. Burberry viene venduto in alcuni punti, come ad esempio il corner della Rinascente, non solo a Milano ma anche Roma, Palermo, ma il vantaggio di Burberry è che vende anche online sul sito ufficiale, quindi burberry.it, quindi i prodotti che vi faccio vedere, anche se non avete un corner Burberry vicino a voi, potete acquistarli direttamente online. E vi dicevo che Natale è il momento ideale perché proprio per questo Natale è uscita una palette in collezione limitata che è, a mio avviso, bellissima, e che fino ad ora non era mai uscita per quel che riguarda questo marchio, che aveva sempre proposto degli ombretti monocialda. Questa invece è una delle due varianti colore che è stata proposta. Questa in particolare è la numero 05, si chiama Dark Spice. È stata creata un'altra invece che si chiama Dark Grey, quindi sui toni del bianco, grigio chiaro, grigio scuro e nero, ma questa io la trovo bellissima. Le polveri di Burberry sono molto ben scriventi e sono veramente un classico, quindi sono le classiche polveri che sfruttate tantissimo sia come colore e con cui non potete sbagliare anche in fase di stesura, nonostante magari non siate molto pratiche di make up, perché hanno un effetto appunto mai sempre troppo violento sugli occhi, sono molto facili da stendere e da sfumare. Scatola che contiene poi una pouch all'interno con il classico pattern di Burberry, ma che è in realtà un astuccino che poi ha a parte anche i pennelli, che io trovo molto intelligente e comoda, a differenza di metterli nella palette che poi cadono sempre, li hanno tenuti separati a parte appunto nella custodia in cui riporla. L'altra palette che voglio farvi vedere, bellissima a mio avviso, di cui non ho ancora avuto occasione purtroppo di fare il video della collezione, che è di Natale, quindi vi consiglio di andarla a vedere perché temo che altrimenti sarà già esaurita quando ve ne parlerò subito dopo Natale, è la collezione di Guerlain You, che è fatta in questo modo. È una palette appunto che contiene sia ombretti che rossetti. La confezione già è splendida, è molto elegante, ha questo tema molto asiatico se vogliamo, e anche le colorazioni proposte all'interno richiamano molto i toni dell'Asia, e la palette all'interno è fatta in questo modo, quindi ci sono tre cialde di ombretto, una che può essere utilizzata anche come eyeliner e due tonalità invece di rossetto molto belle, e non vedo l'ora di provarle perché io stessa non le ho ancora utilizzate e non vedo l'ora appunto di proporvi un tutorial con questa palette, perché è splendida. In ultimo anche Lancôme, che è un marchio di cui io sto parlando un po' di meno negli ultimi mesi, ma che comunque ha dei prodotti ottimi che mi piacciono tanto, ha proposto una bellissima variante di colore per gli ombretti. Questa in particolare è la numero S207 Fil d'Argent ed è bellissimo. Anche questo ve lo voglio far vedere perché l'ho utilizzato proprio in questi giorni, quindi trovate un po' la cialda sporca, perché è una bellissima anche qua tonalità bronzo rosata, quindi per chi ama l'oro rosa e questi colori molto di moda con gli accessori adesso, è una tonalità splendida ed è in un packaging estremamente natalizio, e se volete potete abbinarla a uno dei nuovi smalti, particolarissimo questo ad esempio in questa tonalità sempre bronzo rosata, che è il numero 532, che è
fantastico da abbinare all'ombretto, quindi anche qua potete creare un piccolo kit, ad esempio tutto Lancôme, se amate questi prodotti. Ho tenuto le ultime cose che sono prodotti di Sephora per ultimi, perché Sephora ha prodotto anche in quest'anno una linea che spazia veramente da oggetti molto piccoli, che quindi possono essere adattissimi a fare dei pensierini a delle amiche, anche qua delle nipotine, alla sorella, eccetera eccetera, fino anche a palette che non solo sono un pochino più costose ma sono veramente completissime. Ve la farò vedere, il cubo di quest'anno è meraviglioso. Parto con gli oggetti un po' più semplici, che come vi dicevo sono delle fantastiche idee regalo. Questa è la bacchetta magica di pennelli, quindi sono magnetici e ognuna di queste parti, quindi queste parti che vedete disegnate anche con un pattern diverso, si stacca e contiene la punta di un pennello differente, quindi c'è una spugnetta, un pennellino per gli occhi, un pennellino da sfumatura, e questa è una fantastica idea secondo me per chi non ha ancora magari tutti i pennelli, si sta avvicinando al mondo del make up e vuole un oggetto pratico e divertente anche da portare nella sua trousse di make up. Per una ragazza invece un po' più giovane è un'idea spiritosa anche questo, che è un gloss, è molto carino, è in questa forma di lollipop o microfono, come volete definirlo, ed è graziosissima e fa un pacchettino direi sicuramente simpatico da regalare a un'amica. E se invece la vostra amica o la vostra nipotina, insomma la persona a cui lo prendete, ama gli smalti, sono secondo me fantastiche le bacchette di smalti che sono magnetiche, si staccano a seconda del colore che volete utilizzare, e le varianti colori sono veramente molto carine, c'è l'argento, il viola, questo glitter un po' più grande, un po' più chunky, e questo fucsia, ma ne esistono anche di altre varianti, quindi andate a guardarle perché sono secondo me delle idee simpaticissime. Se invece preferite regalare anche qua dei kit, sempre di Sephora è stato proposto questo kit degli indispensabili per le feste, io direi c'è il mascara Outrageous, che è veramente molto valido, ve lo consiglio perché ha questo effetto volumizzante e incurvante molto valido. Poi all'interno c'è anche un glitter mascara che è perfetto per le feste di Capodanno e di Natale. E poi c'è anche una matita, un eyeliner nero. Dicevo che però l'ultima idea è il cubo, che è uno dei, secondo me, delle palette più carine proposte da Sephora quest'anno, e che è appunto, come vi dicevo, completissimo, perché ci sono, ve lo leggo perché non voglio sbagliare, ci sono come vi dicevo 42 ombretti, 12 eyeliner in crema tutti in colori diversi, 6 top coat per gli occhi, poi vi faccio vedere, 3 illuminanti diversi, altri 22 ombretti nella parte centrale tutti sui toni del neutro, 6 top coat per le labbra, quindi effetto molto gloss e lucido, 48 tonalità di rossetti, 6 invece creme 3 in 1 che possono essere utilizzate quindi per guance, labbra e anche occhi, e poi ci sono 3 tonalità di blush, quindi veramente un'infinità di prodotti. È fatto in questo modo, quindi è molto essenziale e compatto nel momento in cui è chiuso. Sulla parte superiore c'è questa levetta, quando voi la aprite il cubo si apre in questo modo e quindi già rivela una parte dei prodotti. Spero di riuscire a farvelo vedere senza far crollare il tutto. Nella parte diciamo poi superiore c'è, che è molto pratico, io lo trovo in questo caso che non c'era magari nelle palette degli anni scorsi, tolgo tutti i pennellini perché ho paura di farli cadere, uno specchio che rimane tra l'altro a scomparsa, la richiudo per non far cadere tutto, però ci sono gli ombretti qui sotto, e poi qui aprendo e tirando le parti laterali si aprono le ali, quindi come vedete ci sono a questo lato tantissimi prodotti, e da quest'altro uguale per labbra e viso, quindi veramente un'infinità di tonalità e di prodotti, e è perfetta secondo me perché poi una volta richiusa è veramente compatta e pratica appunto da tenere anche in luoghi abbastanza piccoli, su una scrivania, nel bagno eccetera, quindi trovo che sia un'idea regalo graziosissima, e anche in questo caso, e spero che non stia guardando, io li ho presi per la mia nipotina a cui li regalerò, perché anche come vi dicevo lei si sta avvicinando al mondo del trucco e quindi non sa ancora bene quali colori le piacciono, quali sono più adatti a lei, quali prodotti utilizzare, quindi spero in questo modo di aiutarla a trovare un po' le tonalità che sono più adatte a lei e i prodotti che le piacciono magari di più. Spero che questo video vi sia stato utile, come al solito lasciatemi qui sotto i commenti, cercherò come sempre di rispondere a tutte voi, anche su tutto
quello che indosso, so che mi lasciate sempre a volte delle domande nei commenti di che marca sono gli orecchini, che smalto indosso, eccetera, eccetera. Tutto quello che ho addosso sto cercando di inserirlo sempre nell'info box, in modo che non dobbiate aspettare le mie risposte e trovare già le informazioni se vi interessano. Domani vi aspetto con un altro video uploadato che sarà le ultime idee regalo, che sono quelle del corpo e degli oggetti per la casa. Spero che vi siano utili nonostante siano veramente a ridosso del giorno di Natale, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!